Ciao navigatori, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Durante il periodo dell'Inquisizione, molte persone furono perseguitate e uccise a causa delle loro credenze, tra cui anche scienziati e pensatori che erano considerati eretici o in contrasto con l'autorità religiosa dell'epoca. Di seguito vediamo 5 degli scienziati più celebri perseguitati o uccisi a causa delle loro idee. Giordano Bruno. Bruno era un filosofo, teologo e cosmologo italiano. Sostenne la teoria dell'universo infinito e l'esistenza dei pianeti abitati da altre forme di vita. Le sue idee furono considerate eretiche e blasfeme, e dopo un lungo processo Giordano Bruno fu condannato a morte per eresia e bruciato sul rogo nel 1600. Galileo Galilei. Astronomo, fisico e matematico italiano, sostenne le teorie eocentriche di Copernico, secondo cui la Terra orbitava intorno al Sole, in contrasto con l'insegnamento accettato dalla Chiesa Cattolica dell'epoca. Fu processato dall'Inquisizione nel 1633 e costretto a ritrarre le sue teorie per evitare la condanna a morte. Giulio Cesare Vanini. Vanini era un filosofo e scienziato italiano. Sviluppò una filosofia materialista e atea, sostenendo che la natura stessa era divina e che gli dèi non esistevano come entità separate. Fu arrestato nel 1619 e condannato per impietà e ateismo, secondo subendo la pena di morte per decapitazione. Michele Serveto. Serveto era un medico e teologo spagnolo, noto soprattutto per le sue idee antitrinitarie e il suo rifiuto della dottrina tradizionale della Trinità cristiana. Fu condannato a morte per eresia nel 1553 e morì sul rogo. Pietro d'Abano. Amico di Marco Polo, fu un filosofo e medico italiano nonché astrologo. Nella sua carriera insegnò medicina e astrologia all'Università di Parigi. Accusato di eresia per 2 volte, il primo processo di fronte al Tribunale dell'Inquisizione venne assolto. La seconda volta invece morì in prigione. La sentenza non era stata ancora emessa. Tuttavia l'iter giudiziario continuò ad andare avanti e fu ritenuto lo stesso colpevole. Questi sono alcuni esempi di uomini dotti, perseguitati, uccisi durante l'Inquisizione a causa delle loro idee considerate eretiche e contrarie alle autorità religiose. Fu un periodo buio della storia in cui la libertà di pensiero e l'esplorazione scientifiche furono soffocate da un clima di rigore religioso e persecuzione. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, un commento e soprattutto iscriviti al canale per supportare questo progetto. Alla prossima, ciao!